Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 che apriamo con la cronaca. La squadra mobile di Pescara questa mattina ha dato esecuzione ad una misura cautelare interdittiva della sospensione dell'esercizio pubblico ufficio nei confronti di un dirigente della ASL di Pescara, Giorgio Robuffo, medico addetto al servizio di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro. L'uomo è indagato con l'accusa di corruzione. Lo ha definito il paradigma della concussione in Italia, come funziona? Funziona che c'è un pubblico ufficiale che vende la sua funzione per soldi, c'è un privato corruttore che anziché affidarsi ad una leale e sana concorrenza preferisce prendere la scorciatoia contando sull'appoggio del pubblico ufficiale infedele, c'è poi magari un quadro normativo di riferimento confuso in cui magari la confusione viene anche alimentata ad arte e quindi in un contesto del genere il privato viene costretto, indotto a pagare piuttosto che subire le lungaggini, gli ostacoli, l'ostruzionismo della pubblica amministrazione. L'accusa è di corruzione. Il protagonista della vicenda è un dirigente dell'ASL di Pescara, Giorgio Robuffo, medico addetto al servizio prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro. L'uomo, classe 1956, è stato sospeso dall'esercizio di pubblico ufficio come misura cautelare emessa dal GIP Gianluca Sarandrea. Le indagini hanno preso inizio nel 2011 per una segnalazione anonima che, secondo gli inquirenti, sarebbe stata eseguita da una persona all'interno della società in questione, la International Work di Montesilvano. Un altro meccanismo tipico in cui per mascherare il pagamento di dazioni corruttive si usano degli schermi e i figli o i prossimi congiunti in generale sono i prestanome tipici per eccellenza che vengono di solito usati. Al centro dell'indagine le visite ispettive nei confronti di alcune ditte che rilevavano puntigliosamente e pretestuosamente presunte irregolarità, prospettando sanzioni pecuniarie e denunce e inducendo i titolari di almeno 6 aziende ispezionate a rivolgersi alla società in questione specializzata in materia di sicurezza nei posti di lavoro. C'è stato un caso in particolare che ci ha colpito perché di fronte a due documenti praticamente sovrapponibili, uno, quello sano, è stato pagato 800 euro, quello invece proveniente dalla ditta dei corruttori era stato valutato del valore di 4.000 euro, evidente la sproporzione ed è evidente che in questi casi il costo maggiorato debba essere pagato da qualcuno e questo qualcuno è sempre la parte più debole. L'indagine è iniziata nel 2011 ma ha detto è ancora in corso. Sì, è in corso perché fino ad oggi abbiamo seguito delle perquisizioni, riteniamo che il quadro non sia ancora completo, riteniamo che le aziende concusse possano essere molte di più e quindi nei prossimi mesi andremo avanti su questo filone investigativo. Infine avete fatto anche un appello alle vittime di parlare? Beh sì, auspichiamo che anche l'irrogazione di questa sanzione, di questa misura cautelare, possa favorire una raccolta genuina delle ulteriori fonti di prova che auspichiamo vengano da noi spontaneamente. Si svolgeranno domani pomeriggio alle 16.30 alla cattedrale San Cetteo di Pescara i funerali di Nicolino Robuffo, il titolare dello stabilimento Orsa Maggiore, deceduto ieri sera mentre stava disputando una partita di beach volley sui campi del suo chalet. Robuffo, 55 anni, ha accusato un malore. Immediati soccorsi prestati da alcuni presenti e dal 118 prontamente accorso in spiaggia, ma per lo sfortunato imprenditore non c'è stato nulla da fare. Nicolino è stata persona autorevole, disponibile, con grande umanità e rispetto per il prossimo. Un carissimo amico, ha dichiarato il responsabile di SIB Confcommercio Riccardo Padovano. Ai familiari i sentimenti del più profondo cordoglio a nome personale e dell'intera categoria balneare. Protocollo d'intesa firmato questa mattina tra l'Agenzia Nazionale del Demanio e il Comune di Pescara che acquisisce la proprietà e l'utilizzo di alcune importanti aree e strutture demaniali. Sindaco Alessandrini, questa mattina viene siglato questo importante protocollo tra il Comune di Pescara e il Demanio Nazionale per la cessione di alcuni beni immobili dal Demanio al Comune, per il Comune un'occasione importante. In una parola, l'idea è cercare di
Valorizzare il patrimonio immobiliare significa consentire anche allo Stato dei risparmi di spesa. Abbiamo trasferito degli immobili all'Agenzia del Demanio e dunque allo Stato centrale. Parlo del TAR, la sede del TAR presso il Palazzo di Giustizia e la caserma dei Carabinieri di Via Lago di Borgiano. Questo servirà alla semplificazione della contabilità, perché capite che quando lo Stato si paga fra sé ciò determina sempre delle complicazioni, in un'ottica di fruttuosa collaborazione fra istituzioni. L'importanza è per la comunità di Pescara molto significativa, perché la proprietà di alcuni beni che dallo Stato transitano al Comune consentiranno al Comune di fare importanti lavori di riqualificazione urbana e allo Stato consentiranno di risparmiare alcuni affitti passivi, cioè degli affitti che noi cerchiamo di ridurre un po' dappertutto nel Paese. Ma devo dire che per il Comune avere in proprietà questi beni, anche questi sedimi, queste superfici, darà modo di sviluppare ulteriormente i servizi per i cittadini, in particolare parcheggi, ma anche per parlare di questo parco, avere in proprietà un bene che diventa definitivamente della città. Ma intanto mettiamo in evidenza che quello che stiamo concludendo oggi è esattamente quello che si aspetta dalla cittadinanza. C'è una sola pubblica amministrazione, una sola statualità, chi ha beni tra territorio e Stato li mette insieme per la migliore valorizzazione possibile, per il migliore utilizzo possibile. Io voglio ringraziare il direttore generale del Demanio, ma anche il suo vice direttore, tra Raggi e anche l'ottimo Maranca, che ci hanno permesso di portare a termine questa complessa istruttoria che va avanti da tempo e che ci permettono la valorizzazione dei beni patrimoniali di comune e di Stato che sono su questo territorio. I carabinieri della stazione di Sant'Egidio alla Vibrata in provincia di Teramo hanno arrestato in flagranza di reato due albanesi. Si tratta in particolare di un 23enne residente a Civitella del Tronto in regola con il permesso di soggiorno ed un 29enne residente a Sant'Egidio alla Vibrata incensurato anche egli in regola con il permesso di soggiorno. Intercettati alle porte di Ancarano, probabilmente provenienti dalla vicina provincia di Ascoli Piceno, a seguito di una perquisizione veicolare sono stati trovati in possesso di 2,5 kg di marijuana suddivisa in 4 buste di cellofan presumibilmente volte a rifornire il mercato interno vibratiano. La droga, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 10.000 euro. Per entrambi l'accusa è di concorso in detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ora torniamo a occuparci della vicenda dell'autoservizi Cerella, una vicenda di cui ci siamo occupati già alcuni giorni fa. Questa volta ascoltiamo il punto di vista della Fit CISL. Di Naccio, si parla dei problemi delle autolinee Cerella che lavorano soprattutto nel comprensorio vastese. La situazione è difficile, quali sono gli sbocchi? Beh, io non credo che sia difficile. Innanzitutto noi abbiamo proclamato uno sciopero e non si è mai vista un'adesione al 95%. Quindi chiediamo attenzione al Presidente, che purtroppo negli ultimi tempi non ce l'ha data, ci ha convocato e non si è nemmeno presentato, e credo che lì i problemi non sono insormontabili, sono risolvibili, ma è chiaro che noi vogliamo gli incontri sindacali per portare a soluzione quei problemi che i lavoratori, aderendo al 95% allo sciopero, hanno detto che sono validi da risolvere. Quindi secondo lei è un ostacolo non insormontabile quello che riguarda proprio questa società di trasporti? No, no, assolutamente no. Noi vogliamo un presidente che sia efficace, che insieme a noi risolvi i problemi. Noi sono 15 anni, abbiamo firmato, che gestiamo, diciamo, questa azienda, quindi abbiamo firmato tanti accordi. Credo che abbiamo rimesso sulla retta via questa azienda, c'è tanto altro da fare e noi solo questo vogliamo. Degrado e assenza di sorveglianza. Il centrodestra a Pescara denuncia l'assenza di vigilanza notturna nelle strade della città, anche quelle centrali definite nuovi ghetti dai consiglieri che questa mattina hanno manifestato in via Silvio Pellico. Una denuncia per lo stato di degrado, si parla di Pescara, sono due vie principali, una è proprio antistante alla strada Parco. Cosa viene recriminato al Comune? Ma soprattutto l'assoluta mancanza di ogni forma di controllo.
e non è una denuncia che arriva oggi soltanto, ma è già da più di un anno che segnaliamo al sindaco l'esigenza di iniziare a controllare questa parte di città, che è il centro città praticamente. Siamo in pieno centro di Pescara e assistiamo impotenti, purtroppo è con noi tutti i residenti e i commercianti, a episodi di inciviltà. Durante la sera e durante le ore notturne c'è chi urina e non solo, davanti ai portoni e davanti alle attività commerciali. Tutto questo avviene perché non c'è nessuna forma di controllo. Voglio ricordare che l'amministrazione Alessandrini si sta caratterizzando negativamente per non aver introdotto il turno notturno dei vigili. Dopo le 22 i vigili urbani a Pescara non ci sono più in servizio. La prima cosa che chiediamo è che venga ripristinato velocemente, immediatamente, il turno notturno dei vigili e che venga garantita una presenza costante, soprattutto nelle ore serali. Non è una questione di etnia o di colore della pelle, lo voglio precisare e sottolineare ripetutamente perché ci tengo, ma è una questione di inciviltà, di comportamenti che non sono più accettabili perché rendono la vita in questa parte di città assolutamente impossibile. Il centro giovani Kairos a Teramo ha organizzato una serie di iniziative finalizzate alla conoscenza e all'utilizzo delle nuove tecnologie applicate. Questa mattina la presentazione, vediamo di cosa si tratta. Abbiamo intenzione di fare diversi corsi, uno è un laboratorio teatrale che è aperto a tutti. Un altro è proprio un corso di teatro per ragazzi dai 6 ai 12 anni e si terranno tutti e due dal 18 al 29 luglio. E il costo è di 50 euro l'intero corso, sono 6 lezioni, e per i soci di Kairos 30 euro. E naturalmente per i figli dei soci. Poi c'è un corso di inglese, English to Travel, un corso per dare proprio i primi rudimenti con i quali chi vuole viaggiare possa in qualche modo cavarsela nel paese straniero. E una novità che speriamo di iniziare adesso, ma di proseguire anche arricchendo questo Summer School con altri corsi anche più interessanti. Il primo corso a stampante 3D ormai l'abbiamo già fatto quest'anno, ha avuto successo ed è un corso che si rivolge anche ai professionisti oltre che agli studenti e ai ragazzi che vogliono acquisire competenze digitali. Il corso che facciamo parte da un'idea, dalla creatività fino ad arrivare alla realizzazione dell'oggetto. Quello che si chiama una prototipazione. Il secondo corso, quello di elettronica Arduino, è un insieme di elettronica e di software italiano, ormai distribuito in tutto il mondo, che permette di fare elettronica fai da te, cioè anche chi non conosce bene elettronica e elettrotecnica riesce a creare degli impianti. L'ultimo, quello che ci preme di più, è l'ICT per la terza età, cioè le tecnologie digitali innovative, computer, smartphone, tablet e poi tutti i servizi di internet. Il corso prevede l'accompagnamento delle persone più adulte con un giovane. Chiediamo che sia un nipotino, un figlio, che sono nativi digitali e quindi su questo settore sono molto bravi. L'altra cosa che chiediamo è che i pensionati o gli adulti insegnano ai ragazzi a iniziare a usare le mani per i mestieri, per imparare l'idraulico, l'elettricista, il falegname e tanti altri che per loro potrebbe essere anche un gioco. Ancora polemiche sul fronte del mercatino dei senegalesi a Pescara. Questa mattina a sollevare ulteriori dubbi è il consigliere di Pescara in Testa, Guerino Testa, che chiede all'amministrazione comunale di utilizzare la somma destinata alla realizzazione della nuova area per la manutenzione dei mercati rionali, oramai fatiscenti. Mercatino etnico sempre al centro delle polemiche. Dopo lo sgombero effettuato dalle forze dell'ordine, l'attenzione si era concentrata sulla nuova area di realizzazione e anche in quel caso erano montate le polemiche. E ultima, in ordine di tempo, è quella sulla somma messa a disposizione dal comune per la sua realizzazione. Ma noi dal primo momento abbiamo mostrato la nostra secca e netta contrarietà nei confronti di un investimento e di una spesa che non rappresenta sicuramente una priorità per la città di Pescara e per i pescaresi. Abbiamo i mercati rionali che presentano problemi atavici, abbiamo il mercato ittico che ha problemi seri
non si sono trovati soldi per fare le prove di carico al mercato di Via dei Bastioni, e abbiamo una manutenzione delle vie, delle piazze, dei parchi, del verde che è ridotto al lumicino, quindi spendere 200.000 euro, ma probabilmente arriveremo anche a 250.000 euro per il mercato dei senegalesi, penso che sia immorale e non sia giusto. Secondo i rappresentanti di Pescara in Testa si tratta di un trattamento iniquo nei riguardi della categoria dei commercianti che si trovano invece a svolgere il proprio lavoro in aree in degrado, che dovrebbero dunque avere priorità sulla realizzazione di un'area nuova. I mercati rionali, gli ambulanti che hanno sempre pagato regolarmente le tasse al comune di Pescara si ritroveranno gli stessi mercati con i problemi di sempre. Chi invece è stato per anni nel mondo della contraffazione, dell'illicità, non ha pagato mai le tasse, oggi si trova con un mercato nuovo, con bagni di ultima generazione, illuminazione a LED, materiali innovativi, quindi riteniamo che non sia opportuno, non sia giusto, non sia etico, e quindi questo investimento noi lo riteniamo altamente immorale. Per tre giorni il centro di Pescara ospiterà un evento che ricorderà la mitica Coppa Acerbo e la rievocazione del circuito storico di Pescara. Con Fabio Di Pasquale dell'Old Motor Abruzzo parliamo di questa tre giorni importante che ci sarà a Pescara, questa rievocazione del circuito storico di Pescara. Sì, quest'anno per la seconda volta abbiamo organizzato la rievocazione del circuito di Pescara, e manifestazione tra le più importanti in Italia per l'importanza stessa della manifestazione, di quello che la storia ci ha insegnato. Il circuito di Pescara è il raccoglitore di tutte le gare che ci sono state negli anni passati, quali Coppa Acerbo, Targa Abruzzo e Gran Premio Pescara. Quest'anno rievocheremo per la seconda volta consecutiva quello che è stato il tracciato più lungo del mondo, record ancora imbattuto ad oggi, con i 25 km e 500. Arriveranno macchine un po' provenienti da tutta Italia, da Milano a Palermo, compresi due equipaggi inglesi. Si ritroveranno venerdì pomeriggio a Piazza Salotto per partire sabato mattina e arrivare in montagna. Circuito cittadino notturno che ci sarà sabato sera in centro a Pescara, dove vedrà le macchine rinchiuse nel tra virgolette box che è Piazza Salotto, e ci sarà il rettangolo come lo scorso anno con una competizione di regolarità con le macchine più belle. Ci sarà Jarno Trulli tra i primi iscritti al circuito di Pescara, ci arriverà anche Sara Simeoni nel pomeriggio di sabato sera, e la madrina sarà la moglie di Lorenzo Bandini, l'ultimo pilota ufficiale della Ferrari che ha vinto qui a Pescara nel 61. Torna per la 16ª edizione la Sagra del Tartufo a Campovalano di Campli dall'11 al 17 luglio prossimi. L'organizzazione è a cura dell'associazione Campovalano Viva. È ormai un appuntamento consolidato a Campli, nella frazione di Campovalano. Quest'anno logicamente ci sarà la nuova location, perché l'associazione domenica, io tra l'altro ero presente, ha inaugurato la nuova sede dove si svolgerà la sagra. Dai 1.500 a 2.000, tutto coperto, e poi c'è altri spazi liberi nei dintorni che si possono adoperare. È un bel locale, un bello spazio arredato, che dovrebbe diventare un centro per noi di Campovalano, perché a Campovalano attualmente non c'è niente. Speriamo bene che la gente si rimanga contenta e noi ce la mettiamo tutti per farli tornare per un altro anno con la nuova sede e il nuovo menù. Quest'anno abbiamo abbandonato le lumache, però abbiamo accolto le burrate al tartufo, è un roast beef di vitellone, rientrano sempre nei piatti speciali, quindi sono solo per pochi, ma non perché non li vogliamo dare a tutti, ma sono solo per pochi perché facciamo dei piatti speciali, sono dei numeri limitati, quindi sono 50 porzioni a sera, chi vuole deve venire a mangiare presto. È una sagra molto importante che non promuove solo il prodotto che è il tartufo, ma anche gli eventi culturali. Non ci dimentichiamo quest'anno che ci saranno dei bus navette che porteranno a fare le visite guidate a Campli, quindi non solo in enogastronomia ma anche promozione del territorio. Il centro storico di Città Sant'Angelo ospiterà dall'8 al 10 luglio la quarta edizione di Hit Parade, un evento che unisce musica, cultura ed enogastronomia. Torna a Città Sant'Angelo Hit Parade, quarta edizione, tre giorni di grandi eventi.
È un evento che riesce ad abbinare nel miglior modo possibile l'ottima musica, spettacoli sempre più divertenti e originali con il buon mangiare. Ma la straordinarietà di questo evento io credo che sia proprio nella sua organizzazione, un'organizzazione a cura di un'associazione culturale denominata Ora, composta nella sua totalità da ragazzi angolani, ragazzi quindi mossi sicuramente da un amore per la propria città e quindi la vogliono sempre più viva, sempre più accogliente anche per i turisti nel periodo estivo, ma anche sicuramente mossi da una voglia di socialità, di divertimento, dello stare insieme che deve essere alla base di una collettività. Bel centro storico di Città Sant'Angelo, questa manifestazione viene valorizzato, viene esaltato, è reso sempre più accogliente. Infatti io invito tutti ad essere presenti a Città Sant'Angelo questo fine settimana dall'8 al 10 luglio per Hit Parade. Ci saranno 6 postazioni di musica live ogni sera, ci sarà la presenza tutte e 3 le sere di 3 concorrenti dell'ultima edizione del programma di Sky Masterchef Italia e il sabato avremo inoltre in concerto la presenza di Federico Poggi Pollini che è il chitarrista di Ligabue. Oltre a questo, diciamo, a far da cornice avremo dei bellissimi angoli espositivi grazie alla collaborazione instaurata con il circuito Città Slow e una postazione dedicata alla cultura americana degli anni 50-60 grazie alla rinnovata collaborazione con lo UNLV americano. Ed ora apriamo la pagina dello sport. Ieri le visite mediche per il portiere argentino Albano Bizzarri, il nuovo estremo difensore è stato poi presentato alla stampa e nonostante l'età avanzata, quasi 39 anni, Bizzarri arriva in riva all'Adriatico con entusiasmo e con le idee chiare, centrare intanto la salvezza. Albano Bizzarri a Pescara, finalmente realtà, questa mattina le visite mediche, sei ufficialmente un giocatore del Pescara? Sì, sì, ufficialmente un giocatore del Pescara, molto contento, molto illusionato per questa nuova avventura. A 39 anni ma con una gran voglia di metterti nuovamente in gioco. Sì, bueno, ancora non l'ho fatto, quindi sono 38, però sì, ma e vengo da 2 stagioni molto positive che per me mi hanno dato tanta soddisfazione, speriamo soltanto di poter ripetere e di giocare allo stesso livello che ho giocato l'anno scorso, quindi sono molto molto illusionato. Come è maturata questa trattativa? Sì, diciamo che bueno, è stata una trattativa corta perché nello stesso momento che, bueno, che io mi sono liberato del Chievo, la trattativa è stata molto, molto corta, è stata una cosa voluta per entrambe le parti, quindi per quello è stata corta. Nello stesso momento che il Pescara mi ha fatto la proposta io l'ho accettata. Cosa ti ha convinto ad accettare Pescara? No, io so che bueno, ci sono state delle telefonate ovviamente, però bueno, so che dell'entusiasmo della gente, so che la tifoseria è molto calda, so che la città si vive molto bene, quindi non ho pensato tanto in accettare questa possibilità. Speriamo che sia un anno pieno di soddisfazione. Arrivi in una piazza, in una squadra che il prossimo anno, la prossima stagione, lotterà per salvarsi. Sarà un campionato duro, ma Bizzarri è pronto? Certo che Bizzarri è pronto, perché bueno, sono situazioni che io sono abituato a vivere. So che, bueno, che ci saranno un po' di squadre che lotteranno per lo stesso obiettivo che la salvezza e noi dobbiamo lottare con queste squadre, no? E sarà un campionato duro, però l'obiettivo è rimanere in Serie A e che il Pescara possa essere una squadra continua in Serie A e che non succeda come qualche anno fa dove si è stato soltanto un anno, no? Ieri sera l'annuncio ufficiale della società, la Virtus Lanciano non parteciperà al prossimo campionato di Lega Pro, inutili i tentativi di salvare la categoria, naufragate le ultime trattative, si conclude in maniera amara l'era della famiglia Maio.
È finita come peggio sarebbe stato difficile immaginare. La Virtus Lanciano chiude i battenti. Un mese fa la retrocessione dalla Serie B alla Lega Pro. Ieri sera l'annuncio della proprietà. La società non parteciperà al prossimo torneo, nelle stesse ore in cui, in maniera beffarda, dalla Federcalcio arrivava la notifica di un altro deferimento, in realtà doppio, per i mancati pagamenti di emolumenti e ritenute contributi entro lo scorso 18 aprile, con tanto di procedura che sarà aperta nei confronti di Claudio Di Menno di Bucchianico, Luca Leone e Michele La Scala. Sarebbe stato argomento di discussione in caso di iscrizione alla Lega Pro, ma altrettanto amaramente si può constatare che non è così, perché i giochi sono finiti. Si chiude in questo modo un ciclo di 8 anni, il ciclo della famiglia Maio, che dopo la scomparsa della SS Lanciano Calcio ne aveva ereditato il titolo sportivo nella terza serie, con una società nuova di zecca che è stata poi portata in Serie B, prima volta nella storia della compagine rossonera. Quindi il quadriennio in cadetteria, con una salvezza, playoff sfiorati, una altra salvezza tranquilla con qualche rimpianto e infine la retrocessione. Un risultato che è stato responsabilità della proprietà, non tanto per le problematiche relative alle partenze eccellenti che sono state ben surrogate, prova ne sia che la squadra sul campo si era salvata, ma hanno pesato quei punti di penalizzazione per irregolarità amministrative che hanno condannato la Virtus prima ai play-out, quindi a lasciare la Serie B. C'è rabbia tra i tifosi perché la proprietà non ha esposto con chiarezza le gravi problematiche economiche presenti e perché sempre questa proprietà, anche a fronte di una retrocessione, avrebbe dovuto garantire la continuità dell'attività sportiva. È indubbio che la famiglia Maio abbia doveri morali verso le proprie attività imprenditoriali, i propri dipendenti e non solo, ma c'era anche un dovere morale di riconsegnare la squadra almeno nella categoria dove era stata presa. Evidentemente le tante trattative intavolate non hanno trovato l'epilogo sperato. Dopo 4 anni di B, Lanciano resta senza calcio, a meno che nei prossimi giorni, ma il tempo è davvero poco, nuove forze imprenditoriali non si facciano avanti per dare al centro frentano una Serie D o un campionato di eccellenza. In tal senso potrebbe agire il sindaco Mario Pupillo, che proprio nel corso di una puntata di Virtus Style lo scorso aprile si era impegnato in tal senso, qualora la famiglia Maio non avesse garantito la prosecuzione dell'attività sportiva. Andiamo ora in Serie D, dopo la presentazione del neo tecnico dell'Aquila Massimo Morgia, il DS Battisti ha fatto il punto della situazione. Beh, le aspettative sono quelle di fare un campionato all'altezza, un campionato che ci possa vedere protagonisti dall'inizio alla fine, un campionato difficilissimo, però la società ha le idee chiare, ha le intenzioni chiare, quindi cercheremo di fare il meglio per essere una squadra protagonista. Sicuramente la priorità che abbiamo in questi giorni sono quelle di trovare i cosiddetti under bravi, anche se a me piace poco parlare di vecchi e giovani e fare queste distinzioni, però qui ce lo impone il regolamento, quindi stiamo valutando qualche profilo di ragazzo che possa essere idoneo al modo di pensare del calcio del mister, quindi a parte i due nostri, Sieno e Dictevicius, che faranno parte della rosa, abbiamo trovato l'accordo con Pietro Antonio del Pescara, che l'altro anno era a Chieti, con Dagna, un ragazzo, un esterno del Palermo, e anche Gagliardini, un 96 difensore centrale che stava alla Torres. Questi sono, diciamo, quelli che in questo momento abbiamo già la sicurezza di avere con noi, poi stiamo lavorando per portarne altri, ma però ovviamente ci stiamo anche muovendo sui cosiddetti grandi, e dovremo cercare di trovare degli uomini veri che sappiano guidare questa barca fino alla fine. Si è chiuso il raduno collegiale alle Naiadi di Pescara per la nazionale italiana di pallanuoto che sta preparando le Olimpiadi di Rio. Tra gli azzurri c'è anche un pescarese, si tratta di Francesco Di Fulvio, che abbiamo avvicinato nei giorni scorsi. Francesco Di Fulvio, un fuoriclasse che gioca con la nazionale italiana, sei uno dei migliori giocatori non d'Italia ma d'Europa, stai portando in alto il nome di Pescara in giro per il mondo con la pallanuoto. Ma io ci provo, però sì, no, ti ripeto, sono molto, molto orgoglioso di portare in alto il nome di Pescara al di fuori dell'Italia, in Europa e nel mondo. Mi impegno per farlo, per riuscirci al meglio. E andremo a vedere cosa ne uscirà quest'estate, ecco. Pallanuoto pescarese che sta cercando di riemergere da tanti anni purtroppo di anonimato, pochi giorni fa c'è stata la promozione della squadra femminile in Serie 1, che non sia un segnale positivo per una rinascita? Sì, magari danno
una voglia in più alla maschile, ecco, di fare bene. Sono molto contento delle ragazze perché le conosco praticamente quasi tutte, essendo tutte di Pescara. È una cosa che fa piacere alla città, alla Pallanuoto Pescarese. Speriamo che in qualche anno anche la maschile ci riesca in questa impresa. Ecco. Siete a Pescara per questo collegiale per preparare, Francesco, le Olimpiadi di Rio de Janeiro, l'Italia che vuole essere protagonista ovviamente. Sì, sicuramente, ci stiamo facendo un bel mazzo, soprattutto qui a Pescara. Stiamo preparando bene e veniamo da una World League fatta la scorsa settimana in Cina, dove ci sono stati alti e bassi. Stiamo lavorando su quello che abbiamo visto lì, che abbiamo sbagliato, ma stiamo anche lavorando su quello in cui puntiamo, sulla nostra rapidità, sul nostro gioco di movimento, diciamo che siamo fiduciosi. È tutto per questa prima edizione del TG6, le prossime alle ore 19 e alle ore 23 e poi vi ricordo questa sera alle ore 21 l'appuntamento con il nostro settimanale Velo dedicato al ciclismo. In studio Jacopo Forcella e Luciano Rabottini. Grazie per l'attenzione e buona giornata.